Hello everyone, this is Mark. How are you today? Citizens are to observe the laws of a country. If you are to enroll at an American university, you must know English well. Oggi vedremo la forma grammaticale inglese B2 più infinito. Quante volte vi siete imbattuti sulla forma grammaticale B2 più infinito in un articolo oppure in un saggio in inglese? Beh, questa forma grammaticale vuol dire dovere e si usa per contesti formali, ovviamente, come ho detto. Guardiamo il mio esempio introduttivo. Citizens are to observe the laws of a country. Questa frase si può trovare in una legge di uno Stato o di un paese e vuol dire che i cittadini di quel paese devono seguire le leggi di quello Stato, ok? Semplicemente. Allora, per fare questa frase abbiamo bisogno del soggetto, ovviamente. Usiamo anche il verbo essere e va coniugato secondo la persona che vogliamo usare e poi il verbo in questo caso era observe, quindi seguire, all'infinito. Adesso guardiamo altri esempi. You are to read the instruction manual. Si può trovare in un prodotto che avete appena acquistato. Oppure, you are all to receive a pay rise next month. You're all to receive a pay rise next month. Questo si può trovare in un memorandum di una ditta, di una compagnia importante. Oppure, work on the new subway station is to begin the following week. Work on the new subway station is to begin the following week. Questo lo si può trovare in un articolo di un giornale, per esempio. Questa forma grammaticale si può anche trovare in frasi condizionali. Guardiamo degli esempi. If you are to enroll at an American university, you must know English well. If you are to enroll at an American university, you must know English well. Significa che se volete iscrivervi in un'università americana, dovete sapere bene l'inglese. Now let's recap. B2 plus infinitive significa dovere. Viene usato in contesti formali, tali newspaper articles, articoli giornalistici, leggi, ok, o lettere formali, ok, eccetera. Lo si può anche usare per frasi condizionali. Non dimenticarvi di coniugare il verbo essere secondo la persona che voi volete usare. Ok, adesso ho una domanda per voi. Are we to study English in order to communicate with everyone? Are we to study English in order to communicate with everyone? Potete lasciare la vostra risposta sotto questo video, anche dei commenti se volete, suggerimenti anche. I hope you have a great day and I see you next time. Take care. Bye bye.